antipasti pasquali. Sono leggeri, facili da fare, cremosi dentro ma croccanti fuori, e chi li proverà non si dimenticherà mai di voi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Iniziamo con il primo antipasto, base per la pizza con cotto, provola e fior di zucca. Stendiamo per la prima volta il prosciutto, dopodiché mettiamo questi fior di zucca. Io prima li ho puliti, li ho aperti, li ho asciugati e li distendiamo una a una sul prosciutto e sulla base della pizza. E sopra ho aggiunto anche le fettine di provola, visto che i fior di zucca sono comunque dolci. La provola è dolce, per spezzare un po', per dare ancora più sapore, ho pensato di aggiungere un po' di pomodorini sott'olio. Voi, se non li avete, potete aggiungere delle olive, ecco, giusto per dare un po' di acidità a questo antipasto. Li spalmiamo bene sopra, li distendiamo sopra, dopo pian piano arrotolo il nostro rotolo, i nostri girelli, e dopo li taglio a un spessore, e vedete voi, in base a quanto grandi li volete. Li mettiamo in forno a 200 gradi, finché vedrete voi che sono già pronti. Il nostro prossimo antipasto si presenta proprio così, croccante fuori e molto morbido dentro. Sono girelli di pane con funghi e stracchino. La prima cosa che dobbiamo fare è soffriggere un po' di cipolla. Io ho aggiunto la cipolla rossa, secondo me è molto più saporita, poi vedete voi. Mettiamo a soffriggere la cipolla con questi funghi piccolini, anzi più piccoli sono più bello si vede il nostro antipasto. Li lasciamo cuocere per alcuni minuti finché vediamo che la cipolla si è ammorbidita, che i nostri funghi sono già pronti. Ho aggiunto un po' di sale, un po' di pepe e li ho lasciati raffreddare. E per assaporire di più il nostro pane ho tritato il rosmarino, ho messo un po' di aglio in polvere, che è molto più delicato, e l'olio di oliva, ho mescolato bene. Adesso il nostro pane lo spalmiamo bene con questo olio, così lui rimarrà bello croccante e molto saporito. Lo mettiamo in forno per almeno 3-4 minuti finché diventa un po' croccantino. Adesso prendiamo il stracchino, lo tagliamo a fettine, se no potete anche con la forchetta tipo romperlo tutto. Io preferisco di più così. Dopodiché prendiamo il nostro pane dal forno, mettiamo sopra questo stracchino e mettiamo anche i nostri funghi. Arrotoliamo bene e lo rimettiamo di nuovo in forno. Loro, quando lo mettiamo in forno, ti dà l'impressione come che tipo lui si sbriciola tipo, ma proprio quello. E questo è il bello di questo antipasto, che quando mordiamo, no, tipo si sente questo pane molto molto croccante. E cosa succede? È che noi quando facciamo primo morso sentiamo prima la croccantezza del pane, poi la morbidezza del stracchino e alla fine si sente anche la croccantezza dei funghi.
Il prossimo antipasto sarà del cestino o cialde di parmigiano. Per la prima cosa che faccio, prendo un po' di fiori di zucca, li metto in forno per alcuni minuti, bastano 2-3 minuti che così loro si ammorbidiscono. Dopodiché prendiamo il nostro formaggio grattugiato e formiamo dei cerchi. Devono avere un spessore di circa 2 cm più o meno. Si fanno anche in padella, ma secondo me in padella ci vuole tanto tempo e non lo so, io mi trovo meglio così. Metto la carta da forno, facciamo questi cerchi di nostro parmigiano e li mettiamo in forno. In forno a 200 gradi per circa 4-5 minuti, vedete voi quando si è già appena sciolto. Dopodiché li mettiamo su qualche bicchierino piccolo per dargli la forma e le nostre cestine di parmigiano sono pronti. Adesso li riempiamo con fior di zucca che li abbiamo prima messi al forno. Dopodiché mettiamo la robiola, che così abbiamo un formaggio molto più fresco. Volevo un antipasto più fresco. E metto dentro anche un po' di prosciutto crudo, San Daniele o di Parma, quello che vi piace di più. Mettiamo il nostro formaggio e mettiamo un'uva. Se non vi piace l'uva potete aggiungere anche pezzettini di ananas o le pere, che comunque dà un contrasto molto buono con questa croccantezza del nostro parmigiano, con il prosciutto crudo, dolce, salato, insomma è molto buono. E se no possiamo anche aggiungere anche un po' di rucola o un po' di verdurine, quello che vi piace di più, anche per dare più colore. Questa è una pietra magica che mi aiuta a lavare soprattutto il mio forno, dove ci sono delle macchie bruciate e che non riusciamo a lavarle bene. Mi sono arrivati dei nuovi prodotti da Everdrop. L'Everdrop ogni giorno sta crescendo sempre di più. Hanno inventato anche questa candela ricaricabile che ha anche il profumo di eucalipto. E se non conoscevi l'Everdrop sono dei prodotti vegani e certificati. Questi sono due reti d'avocado in 100% di cotone organico a 30x40. Questa volta Everdrop esce con una novità: detersivo forte per sporco più ostinato, per le macchie di bruciato. Basta mettere un po' di acqua nel nostro barattolo, nel nostro contenitore. Mettiamo il detersivo, lo lasciamo agire e dopo è pronto ad uso. Basta spruzzare 2-3 spruzzi del nostro detersivo, lo lasciamo per alcuni minuti. E dopo le nostre macchie semplicemente spariscono. Un'altra novità veramente forte è questa pietra pulente. Praticamente rimuove lo sporco ostinato e i depositi senza agenti chimici. Rimuove lo sporco difficile e i depositi. È fatta di 100% di vetro espanso. Uso universale, dal salcare in bagno a residui nel forno. Con questa pietra possiamo pulire tutto senza detersivi chimici. Con Erica Home 10 avrai 10% di sconto, il link te lo lascio nella descrizione del video. Andiamo avanti con il prossimo antipasto. Anche questo abbiamo bisogno di pasta sfoglia e formaggio spalmabile. Ho messo un po' di formaggio spalmabile, l'ho disteso bene e ho aggiunto anche un po' di mozzarella sopra. Mi serviva un altro foglio di pasta sfoglia, non avevo più trovato foglio rettangolare, per cui avevo uno rotondo. Ho provato comunque un po' a farlo tutto nella stessa misura come l'altro. Mi aiuto con un tagliere di fare delle strisce più dritte possibile. Formiamo come una specie di quadratini. Dopodiché ho preso un bicchierino piccolo e ho fatto con il fondo premuto un po', giusto per fare un cerchietto in mezzo. E qua ormai via libera la nostra fantasia. Ho aggiunto un po' di cipolla, ho aggiunto un po' di pomodorini sotto olio, ho aggiunto anche le olive, insomma lo coloriamo con quello che abbiamo. E ho aggiunto anche delle zucchine piccole, le ho grattugiato, ho fatto fettine fine fine e li ho messi sopra. Ho messo un po' di formaggio grattugiato sopra e li mettiamo in forno a 190 gradi. Vedete voi, dipende, può stare anche 15 minuti, è importante che non li bruciate. Sono molto buoni, sono molto colorati, si vedono, ecco, si presenta molto bene un tavolo con questi quadratini. Un altro antipasto
sicuramente ho fatto anche le uova ripiene. Abbiamo bisogno di stracchino, ho messo a cuocere un po' le asparagi. Mettiamo l'Italia così un po' di asparagi. Preferisco asparagi verdi perché comunque dà anche un bel colore, se no potete mettere anche quello bianco. Ho frullato un po' e ho messo dentro anche 2 cucchiai di mascarpone. Aggiungiamo il torlo dentro e frulliamo bene. Ho messo tutto quanto in un sac à poche. Prendo un po' di pancetta e la facciamo sciogliere affinché vediamo che è bella croccante. Questa ci aiuterà a parte alla decorazione, ma comunque darà ecco quel tocco in più, no, alle nostre uova. Riempiamo le nostre uova. Come avevo detto, ho messo tutto in sac à poche, che mi sembra più carino, no, riempire così le uova. Mettiamo dentro un altro pezzettino di asparagi e mettiamo questa pancetta croccante sopra. Ecco, proprio lo rompo così con le dita e lei si rompe. Aggiungiamo un po' di erba cipollina, sia di gusto che per la decorazione, e un altro po' di torlo. Per il prossimo antipasto facciamo dei bastoncini di pasta sfoglia e asparagi. Qua ho stracchino, un cucchiaino di farina. Spalmiamo bene, dopodiché faccio delle strisce, metto un po' di pancetta e anche l'asparago e facciamo questi bastoncini. Vedete che sono stata attenta, ad esempio se ho usato in una ricetta il stracchino ad esempio, allora provo a fare anche l'altra con stracchino, no? Questo anche per risparmiare, ecco, per se comunque avanza qualcosa, no? E per cui giochiamo così con varietà, ma soprattutto stiamo anche su un livello molto economico. Sopra ho spalmato con un po' di latte, un po' di semi di sesamo e mettiamo in forno a 190 gradi affinché vedrete voi che sono già belli croccantini e buoni. Questi antipasti li puoi fare anche in anticipo, così prima di servire li metti tutti nella teglia da forno con la carta da forno e li metti a scaldare. Guardate, adesso ho un dolce. Abbiamo bisogno di scorza di arancio, e scorza di limone e qualche foglio di menta. Tritiamo bene con il coltello, lo facciamo fine fine. Un dolce molto, non tanto per il dolce diciamo, ma come va servito. Ecco, lo personalizziamo, prendiamo il nostro bicchiere, lo mettiamo prima, lo bagniamo un po' in acqua, in zucchero, io ho messo zucchero di canna, dopodiché in questo tritato che abbiamo fatto. Niente, semplicemente facciamo fragole con la panna montata e un po' di cioccolata, però personalizziamo ecco i nostri bicchieri. Abbiamo messo la panna, mettiamo un po' di fragole. Poi di nuovo panna, di nuovo fragole e cioccolato. Se questo video ti è piaciuto, sostenimi con un commento, con un mi piace o condividi questo video sui vostri gruppi. Questo mi aiuterà a crescere ancora di più. Io vi saluto e a presto. Ciao ciao!